Ed eccoci qua ragazzi, si parte per questa quarta tappa. Oggi mi fermerò in Bulgaria, partendo sempre da qua, da Sofia, Skopje. Diciamo che uscendo la roba è un po'... uscendo dal centro c'è un po' di degrado qua in Macedonia, eh. Oggi ho deciso di partire un attimino prima per evitare un po' di caldo e un po' di traffico, visto che devo partire dalla città. E via che si va. Eccoci ragazzi, lascio l'autostrada che mi ha portato fuori Sofia, diciamo, Skopje. Adesso per 99 km abbiamo sta stradella qua che ci porterà in Bulgaria. Kumanovo. Siamo all'altezza di Kumanovo. Oggi in realtà ragazzi è una tappa di trasferimento, visto che la tappa più bella del viaggio dovrebbe essere quella di domani. Per voi credo il prossimo video sarà, credo, una delle tappe più belle mai fatte da me, dei percorsi diciamo più belli. Ma vedremo, sono ansioso di fare quella strada di domani. Intanto godiamoci qua il paesaggio, che comunque merita. Sembra un po' di stare in Toscana. Comunque ragazzi, fa freschino, 18 gradi, vabbè, c'è da dire che sono partito presto oggi, quindi il caldo pungente ancora non si fa sentire. Più che pungente, caldo scottante. Ma che bella zona. Non dovremmo essere distantissimi dal confine. Comunque davvero davvero bella, ma c'è, bella. Strade non mi soddisfano perché sono troppo nuove, troppo nuova questa, però paesaggi non sono male. Questa è una strada per chi piace andare in piega, fare un po' di pieghe. Questa è bella scorrevole, comunque non è dritta perché è un continuo sinistra-destra, destra-sinistra, però è specie pista, specie... c'è un sacco di cani in mezzo alla strada qua. Attenzione, cani in mezzo alla strada, ragazzi. La strada tutta dritta, strada tutte curve. Ci sono i pescatori. C'è un po' di strada bella, ecco, ti ritrovi davanti camion, prima furgone che andava a rallentatore, mo' il camion e basta. A un passo dalla Bulgaria ragazzi. Mo' adesso mi fermo, faccio due foto perché qua merita di brutto. E poi inizio a prepararmi i documenti qua davanti.
spettacolo. Ma che bello! Spettacolo, Cech. Eccoci ragazzi, dovremmo esserci quasi in frontiera. Adesso vediamo, appena arriviamo smetto di registrare, speriamo che vada tutto per il meglio, anzi, cioè anche se mi smontano la moto, cioè, cosa vuoi che trovano? Vediamo un po', comunque bella frontiera questa, come posto, proprio su un passo dovrebbe essere. Border crossing, vediamo. Vediamo un po' qua. Ci siamo qua, Ok. E anche in Bulgaria siamo entrati. Sui monti bulgari, che bello, che bello, mi sembra un fringuello. Bulgaria, e niente, ci vediamo se c'è roba da farvi vedere. Accenderò. Comunque ogni confine che passo uno step in più. Siamo partiti solo col passaporto. Poi passaporto e il documento della moto, poi passaporto, documento della moto, carta verde, ok, qua il primo passaporto, ripeto, la moto, carta verde, patente, vabbè, quello dopo mi ha fatto togliere il casco perché non vedeva, c'ero io, no, quindi ho tolto il casco. Comunque devo dirvi, oggi ho prenotato ancora in un albergo, dovrebbe essere una camera, non ho capito bene cos'è, comunque costo 10 euro, vi dico tutto. Adesso io fra poco dovrei fare una deviazione dal percorso prestabilito, perché ho visto che poi devo fare quasi tutta autostrada. Invece se faccio questa deviazione passo, penso, fra quei monti lì da qualche parte, e in teoria accorcio anche la strada, quindi... mi sa che è proprio un passo questo, visto che c'era scritto open, quindi facciamo sto passo bulgaro.
eccoci ragazzi, siamo in periferia di Sofia. Proprio brutta, eh? Fra un po' penso che si risale verso direzione Montana. Questo dovrebbe essere il passo Ottobopen, qualcosa del genere. Ottobopen che sale verso Montana. Sale, ma che sale ragazzi! Ma è un peccato che non mettono i cartelli dove arriva, dove finisce il passo. Adesso sono sceso ancora un po', adesso sembra che forse risale di là. Vediamo un attimo. Ok, si torna a salire. Una strada molto bella questa, ragazzi. Strada davvero fantastica, adesso si scende, dovrebbero essere quasi 40 km a scendere, diciamo. Bella, bella, bella. C'è l'asfalto un po' bruttino, c'è proprio increspato, non so, un po'. Arriva questo TR. Davvero bellissima strada, so come descriverla, cioè ragazzi, bella. Immersa nel verde. Tutta una foresta questa, ragazzi, spettacolo. E adesso che si scende, ragazzi, si sente il caldo, si inizia a sentire il caldo. Devono esserci già quasi 30 gradi, con ciò
Qua ragazzi siamo arrivati al paese di Montana. Qua davanti abbiamo un esempio di harleyista alla GTA. Hanno molto di città ex sovietiche. Rieccoci ragazzi, adesso fra penso qualche chilometro inizieremo a costeggiare la riva del Danubio, che fa da confine con la Romania. Romania in cui andremo domani, cioè andrò domani. Oggi dormirò appunto sull'ultimo paese a confine con la Romania. Strade qua sono abbastanza carine, comunque asfalto perfetto qua in Bulgaria, a parte là sul passo che c'era qualche pezzo un po' irregolare, però poi paeselli abbastanza particolari ci incontrano. E non c'è un'anima in giro, eh? Allora, dalla mappa dovremmo essere molto ma molto vicini al Danubio. Però magari si vede già il Danubio. Ma ragazzi, mi sa che c'è stato qualche incendio in questi periodi, perché c'è tutto bruciato. Si vede il Danubio, almeno io lo vedo. Adesso vediamo se si apre un po' la visuale. Oh ragazzi, talmente che è grande che sembra quasi un lago. Wow. Dove sono andato a prenderlo l'albergo, cioè l'albergo, la stanza, madonna. Mezzo a nulla. Quella casa in mezzo al bosco.